Dante Alighieri ed nato durante il Medioevo. Durante questo tempo, il sistema feudale usato in molto lunghi, la società stava cambiando a causa della combattere per il potere. La vita di famiglia è stato cambiando che anche perché la città di Firenze è diventato ricco. Questi cambiamenti creati per un periodo prospero per Firenze, alti lungo stavano lottando, ma Firenze ha avuto successo. La battaglia tra Guelfi e Ghibellini è stata un grande evento. Il vincitore avrebbe controllato Firenze per lungo tempo. Dante era una parte della parte Guelfa. Il Guelf ha vinto la battaglia e governò Firenze. Questo evento ha creato l'ascesa del popolo primo. Il primo popolo è un gruppo liberale che ha invitato artisti e mercanti a Firenze. Hanno aumentato la ricchezza di Firenze e cambiato la struttura sociale. Classe media di Firenze è cresciuto veloce e Firenze divenne ricco. La struttura sociale di Firenze mette leader politici in alto. Firenze è stata governata di un podestà. Aventi erano il clero e nobile della chiesa. Avanti sono stati i cavalieri e signori del Medioevo. Successivo sono stati i mercanti e gli artisti. Questa classe ha ampliato rapidamente e la popolazione è salita a 30.000. Infine sono stati i contadini. Hanno lavorato come servi per i ricchi. Nel Medioevo la violenza era ovunque. Le famiglie avevano in case fortificate per proteggersi dagli attacchi. Gli uomini della famiglia hanno imparato a combattere come i giovani adulti. Quartieri protetti, la vicenda in società a torre. Queste società sono state create da famiglie appartenenti alla stessa classe o famiglie sposate. Combattimenti tra la famiglia sarebbe mortale e avrebbe ricominciato un semplice incidente. Anche se Firenze era ricca, era ancora pericoloso. La vita familiare è stata controllata dagli uomini. Il Medioevo erano particolosi, così gli uomini hanno più potere. L'esercito era una grande parte della società. Tanti uomini erano combattenti. Le donne erano controllate dagli uomini. Hanno obbedito loro padre, il marito e fratelli. Le famiglie della classe superiore vissuto con lusso. Le donne che non rispettavano i loro mariti sarebbero state picchiate. Le donne lavorano intorno alla casa e aiutato i bambini. Era comune avere schiava per cucinare, pulire e fare lavori agricoli. Le donne della classe superiore avevano per libertà,
Ma non era uguale agli uomini. Nel corso del 1300 ha guadagnato ragazzi un'istruzione. Le ragazze non sono stati incoraggiati a imparare, ma che potrebbe andare a lezione di tutoraggio con i loro fratelli. I ragazzi erano apprendisti ai loro padri o altri lavoratori qualificati. Questo ha determinato il loro lavoro futuro. L'aumento nel settore dell'istruzione è stato il risultato diretto della parte guelfa. Più persone sono state alfabetizzate e bambini sono stati educati. Questo ha aperto la strada per la rinascita. I bambini hanno aiutato nel lavoro a partire dall'età di 7 e obbedito ai loro genitori. Gli uomini erano i fornitori per la famiglia. A Firenze, gli uomini erano di solito e commercianti per gli artisti a causa della politica liberale. La famiglia ha avuto un forte legame tra loro. Hanno mantenuto le loro tradizioni del passato e onorare i loro antenati. Anche la tradizione dei combattimenti è stata rispettata.